Questa è la storia di Gordo, un intrepido cagnolino di Buenos Aires. Questa è Yolanda, la mia padrona. È lei che mi ha chiamato Gordo, che significa ciccione. In realtà non lo sono. È il pelo che mi ingrossa. Sto molto bene qui. Ho un tetto sulla testa e sempre qualcosa da mangiare. Ma mi annoio così tanto. Yolanda non ha mai tempo per me. Spero di essere me stesso. Ehi, voglio giocare! Ho dato il mio accompagnatore. Sento già il suo odore. Evviva, non vedevo l'ora. Il ragazzo con i pantaloncini è Gustavo. È lui il nostro accompagnatore. Questo modo di passeggiare mi toglie tutta l'energia. E alla fine non ho più la forza per dare la caccia ai gatti. A proposito, ecco l'uno. All'attacco! Sento qualcosa di interessante. Mi ricorda il profumo delle salsicce. Sembra che sotto alle scatole ci sia qualcosa. Aspetta! Non chiudere! Adesso Gordo è proprio nei guai. È rimasto chiuso in un furgoncino e nessuno se n'è accorto. Per sua sfortuna il mezzo è diretto a sud, a 3.000 km di distanza. Il viaggio durerà 2 giorni interi e sarà molto stancante per l'autista. Ed è estremamente noioso per Gordo, che è alla continua ricerca di qualcosa da fare. Ah, finalmente succede qualcosa! Non vedo l'ora di prendere una boccata d'aria fresca. Di nuovo libero! Questa è Ushuaia, la città più a sud della Terra. Si trova a poca distanza dal Polo Sud e per questo è soprannominata la fine del mondo.